professor Macri, proprio in questo caso del chi, riesce a entrare nella personalità del professor Berti. Parlando il professor Macri riuscirà a imitare la voce del professor Berti. Guardate, attenzione, questa è una cosa molto eccezionale. Buonasera, sono il professor Berti. Anzi no, in realtà sono il professor Macri che sta imitando il professor Berti. Buonasera. Piacere, Davide. Ho detto Trill. You. Perché mi pagano. Ovviamente la festa, ovviamente il divertimento, dai. Trovarsi tutti insieme con migliaia di persone che non si conosce. Perché? Perché ti fumi le canne? Sudando parecchio. Com'è lo spirito che usiamo qua? Il nostro, spero che chi viene a trovarci lo veda, insomma, che ci sentiamo un po' parte di questa cosa. Poi come siamo veramente tanti, per cui ci sono ovviamente diatribe tra i vari settori, cioè il bar ce l'ha un po' con quei, no? Con la macchina siamo arrivati qua al Carro Ponte per suonare questa sera, con tanta acqua, e quindi siamo arrivati con la gondola. Quando accade è meraviglioso, perché quando accade che si riempie di pubblico, che il pubblico capisce che una cultura non di intrattenimento in maniera bieca e semplice, ma una cultura un pochino più, come dire, articolata, può essere talmente godibile e popolare come qualsiasi altra forma. Alle 4, anche se in realtà dovevo aver preso il biglietto ben un mese fa quasi, ma un mese fa ero l'amante e ora sono la donna che a settembre va via. Bella storia. Granada, dimmi, Granada. La Spagna legalizza la ganja, sono dei fessi. Cioè, obiettivamente, come ad Amsterdam, in qualche modo chiudere, hanno chiuso. E qual è il senso? Qual è la ragione della città? Ci vai sotto tasse su tasse, ci vai sotto. E qual è il senso? Qual è la ragione? Ci vai sotto. Qual è? Che senso ha? La Spagna propone, no? Ci sta, sì? Beh, ma se lo dici così, però, zio.